Perduti nel paesaggio è il titolo di una grande mostra al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. Il servizio è di Paolo Pardini. Le onde proiettate si infrangono sulla sabbia vera di una spiaggia. Perdersi di fronte al mare di Agnès Varda, perduti nel paesaggio, Lost in Landscape, è la nuova mostra con la quale il Mart di Rovereto ci invita a perderci in un percorso nella realtà che ci circonda, letta attraverso le opere di 60 artisti contemporanei di fama internazionale. Non è l'Eden quello che ci accoglie, e se la foresta delle foto di Bai Bianhu forse risomiglia, come le magie dal sapore antico del cinese Yaolu, ecco l'inferno dei campi disseminati di cadaveri, delle vittime dei narcos messicani, quasi tragici manichini, nelle foto di Fernando Brito. Perduti nel paesaggio, spesso drammatico e contraddittorio. Perduti ma non smarriti, dice Cristiana Collu, direttrice del MART. No, perduti. Le parole non sono innocenti, non le abbiamo usate a caso. Parliamo proprio di perdizione, ma anche di perdutamente. Quindi c'è anche una sorta di innamoramento del paesaggio. Però è vero che una volta usciti dall'Eden, perduti siamo in questa terra che ci appartiene. L'uomo oggetto e soggetto del paesaggio, tra natura incontaminata e apocalisse urbana, tutti dentro quell'universo, fotografato per la prima volta nel 2010 dal telescopio satellitare Planck. Gerardo Moschera, curatore della mostra. Penso che l'intento dell'essere umano sia appropriarsi di qualcosa. Tutto il paesaggio riflette la volontà di prendere una porzione del mondo.